Black Aldrich. E lo consiglieranno se partecipare o no alla gara. Potrebbe anche Sergio Guzman. Alla volta con il secondo. Lo scorso maggio diretta da questo istante la 29esima edizione del Marconi. Un attimo, mamma, poi me ne va. Orlando, vieni qua, qua, qua Orlando! Orlando, wait, wait! Dietro! Attenzione a botte! Sergio! 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 Sergio lì! Johnny! Johnny!
Pull him up higher! Pull him up higher! Pull him up higher! Gary, pull him up higher! È calma, una più fredda. Sì, è stato sicuramente è quello che si prefigge l'evento, quindi l'evento si prefigge l'itinerario turistico per fare conoscere questi posti, per fare amare questi posti, per fare amare il mare, che è la nostra risorsa fondamentale. Spero che tutti comprenderanno e si avvicinano al mare cercando di proteggere le nostre coste. L'evento sportivo si è comunque dimostrato all'altezza, no? L'evento sportivo è stato sicuramente uno dei più begli eventi sportivi degli ultimi anni. I ragazzi comunque sono stati tutti eccezionali, la verità, insomma, il livello si è alzato tantissimo, perché se pensiamo che Orlando Duca è arrivato quinto, c'è un livello altissimo, altissimo, altissimo. Senti, due messicani sul podio significa veramente che questa manifestazione è mondiale ormai, no? Tra l'altro un inedito alla 29ª edizione. Sì, ma sono ragazzi che cominciano a saltare, oramai saltano da Paredes, sono almeno 6-7 anni, quindi insomma non sono tante sorprese, poi più saltano e più si allenano e più avranno risultati. Sì, è furore, il Mar Meeting è un evento spettacolare, questo anno non ha sido una buona gara per me, quinto posto, però bueno, la gara è così, se vinci una volta, l'altra volta è possibile che no, però la gara Oreste Varese, Mar Meeting, sempre speciale per tutti. L'anno prossimo ti vediamo? Sì, l'anno prossimo è il 30 anni della celebrazione qui a Mar Meeting, forse 15-16 anni che ho venuto alla gara e per il 30° sicurissimo che mi tuffo.